Buon pomeriggio e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV. Ancora il caso Lignano in primo piano. Vi abbiamo raccontato nell'edizione delle 12 live la conferenza stampa della polizia che ha raccontato come sono andati i fatti con questa violenza sessuale ai danni di una ragazza di 15 anni della provincia di Venezia. Erano affidati a una comunità lombarda che accoglie minori stranieri non accompagnati e minori con problemi giudiziari. Due adolescenti di 16 e 17 anni fermati ieri sera in quanto presunti responsabili della violenza. Un altro ragazzo di 17 anni che era con loro è stato denunciato in stato di libertà. I tre adolescenti stranieri erano in vacanza nella località balneare assieme ad una comunità che li ospita, quanto emerso nel corso della conferenza stampa, alla quale ha preso parte anche il vicequestore aggiunto di Udine Massimiliano Ortolan, che nell'intervista di Monica Nardini ricostruisce come sono andati i fatti. Abbiamo appurato sulla base insomma, delle dichiarazioni in prevalenza della ragazza rese sia all'ospedale sia informalmente a noi che due sono i ragazzi appunto, che materialmente hanno compiuto la violenza. Il terzo certamente insomma, sapeva quello che gli altri due e lo scopo insomma, del fatto per cui insomma, era venuti a contatto con questa ragazza ma non ha partecipato direttamente. Come hanno reagito quando li avete individuati? Hanno ammesso le loro responsabilità? Assolutamente no, i due ragazzi di origine albanese non hanno detto nulla, il terzo si è comportato anche in maniera molto arrogante dicendo insomma, che non aveva partecipato ad alcuna attività, che non era sul posto e pertanto che era innocente e che quindi la polizia in quel momento stava commettendo un abuso. Avevano già precedenti? Quest'ultimo, sì, aveva dei precedenti sia per reati contro il patrimonio sia contro la persona. Ricordiamo perché si trovavano qui a Lignano. Sono ospiti presso una comunità lombarda ed erano con altri ragazzi e con educatori della comunità a Lignano per un periodo di vacanza. Ci si domanda come possa essere venuta una violenza nell'arco di circa una mezz'ora, anche in spiaggia molto frequentata a quell'ora. Da mezzanotte in poi sostanzialmente la spiaggia viene liberata proprio insomma, per delle regole e dei regolamenti insomma, che ci sono in vigore. Quindi troviamo sicuramente un certo movimento sul lungomare, ma in particolare diciamo, sui marciapiedi e quant'altro, sulla spiaggia un po' meno. In questo caso il ragazzo appunto, ha approfittato della situazione, la ragazza sicuramente piccola, debole e quant'altro, è stata portata diciamo, al buio lungo gli ombrelloni e da qui purtroppo la violenza è avvenuta. La ragazza non ha potuto far altro che gridare prima, insomma, prima in maniera sommessa insomma, perché obiettivamente era scioccata da quello che stava succedendo, poi in maniera un po' più forte in occasione della seconda violenza e questo insomma, ha richiamato gli amici. Adesso i prossimi passi? Adesso diciamo, tutta l'attività di polizia giudiziaria che è stata svolta ieri è al vaglio della procura dei minori. Certamente nei prossimi giorni verrà richiesta la convalida del fermo, nonché insomma, si procederà a una misura cautelare, in questo caso stabilita dal giudice. La ragazza molto probabilmente verrà sentita nei prossimi giorni in incidente probatorio proprio per consolidare quelle che sono diciamo, le dichiarazioni che informalmente e poi formalmente nel riconoscimento delle persone ha già formalizzato. Sulla vicenda c'è l'intervento dell'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti che dice alla ripresa dei lavori presenterà una proposta di modifica della legge nazionale Zampa che vieta esami clinici al fine di accertare l'età e poter così avviare la riammissione dei finti minori. Dopo il fatto di Lignano Sabbiadoro dice Roberti che ci facevano tre minori stranieri affidati ad una comunità lombarda in piena notte da soli a Lignano? Chi li aveva in carico? Perché non ha vigilato? E ancora chi ha pagato la vacanza premio nella nostra regione per questi criminali? Occorre dunque imprimere un'accelerazione alla battaglia che stiamo conducendo per fermare e regolamentare i flussi e l'accoglienza dei minori stranieri. Proprio per questo, conclude Roberti, risulta necessario mettere mano a una legislazione che colpevolmente offre maggiori tutele agli aggressori che le vittime. Sul fatto di Lignano si è messa in luce anche la criticità del posto di polizia estivo che ogni anno viene aperto nel periodo di maggior afflusso dei turisti ma che con la giornata odierna dovrebbe concludere la propria attività in anticipo perché non ci sono poliziotti a disposizione per poter proseguire fino a fine mese. Ne hanno parlato sempre in conferenza stampa sia il vicario del questore Carocci sia il sindaco di Lignano Fanotto.
Questo fatto di cronaca avviene proprio nei giorni in cui sta chiudendo questo posto temporaneo di polizia qui a Lignano. Anche questo come viene percepito? Io ho chiesto al signor questore di Udine di permettere un prolungamento della permanenza della Polizia di Stato, del commissariato qui a Lignano. Purtroppo la situazione di Udine che mi è stata rappresentata è molto difficile e quindi hanno dovuto cercare di chiudere anticipatamente per dirottarsi in forza su Udine. Tuttavia mi è stato già rappresentato come soprattutto nei fine settimana la Polizia di Stato sarà comunque presente a prescindere dall'apertura o chiusura del commissariato e l'impegno loro è comunque dedicato anche nei confronti della nostra città e questo mi fa piacere perché abbiamo bisogno di tutti, di tutte le forze dell'ordine in un periodo molto particolare della nostra storia e anche della nostra stagione turistica perché non si era mai vista una cosa di questo genere e quindi è chiaro che abbiamo bisogno di tutte le competenze e le professionalità che possono essere messe in campo e ci tengo ancora una volta a ringraziare tutti coloro che si sono veramente ampiamente spesi per risolvere così rapidamente questo caso. La chiusura di questo posto temporaneo di Lignano, è prevista un allungamento invece dell'apertura oppure no? No, un allungamento della prefettura non possiamo consentircelo perché abbiamo delle situazioni emergenziali nel capoluogo connessa all'immigrazione clandestina di grande preoccupazione. Però ovviamente non possiamo neanche dimenticare che Lignano Sabbia d'Oro nella stagione estiva ha più popolazione dello stesso capoluogo provinciale e quindi è chiaro che la nostra presenza in quelle giornate come fine settimana in cui è molto importante la presenza a Lignano Sabbia d'Oro sarà assicurata perché per tentare innanzitutto di prevenire certi tipi di reati, che è il nostro scopo fondamentale, e poi in caso di dare una risposta, come in questo caso, molto, molto pronto, molto immediata. Continuiamo con la cronaca. È stato arrestato ed è in carcere con l'accusa di omicidio volontario l'automobilista che il 26 luglio scorso a Lonato del Garda nel Bresciano aveva travolto e ucciso un motociclista di 47 anni e poi aveva fatto perdere le proprie tracce costituendosi a Udine solo il giorno successivo. Si tratta di un nomade sinti nato a Trieste, residente a Desenzano ma di fatto domiciliato a Udine. Secondo il PM di Brescia Milanesi, dalle indagini è emersa una dinamica diversa rispetto a quella raccontata dall'investitore. Alla base dell'incidente ci sarebbe una condotta cosciente e volontaria, dato l'automobilista avrebbe volontariamente cagionato la morte del motociclista probabilmente dopo una lite stradale. L'indagato ha altri precedenti penali, in quel momento stava guidando, sebbene la sua patente fosse già stata revocata. La Polizia di Stato, nell'ambito dei protocolli di intesa tra il Ministero dell'Interno e il Ministero della Salute, ha potenziato i controlli in materia di trasporto di sostanze alimentari a tutela dell'igiene e della sanità pubblica e l'attività da parte degli uomini della stradale di Pordenone sui veicoli adibiti al trasporto di prodotti alimentari ha portato ad un blocco di un carico di merce Na28 all'altezza di Porcia. Risultava che il mezzo trasportava generi congelati e refrigerati di origine animale a base di carne, pesce e derivati del latte che non venivano trasportati alla corretta temperatura e così è scattato il fermo del mezzo e le sanzioni da parte dei poliziotti. I controlli che impediscono che merce avariata possa arrivare sulle tavole del consumatore hanno consentito di procedere al sequestro di 187 kg di salsicce, pesce e paste farcite che avrebbero potuto compromettere la salute del consumatore finale. Il conducente del veicolo, un 43enne moldavo residente in Romania, è stato sanzionato in termini di legge. Andiamo a Trieste ora. Il Comando Provinciale dei Carabinieri ha intensificato i servizi di prevenzione generale e di controllo nel periodo di Ferragosto. Durante il fine settimana le pattuglie hanno controllato oltre 300 mezzi e 800 persone, sanzionando 18 automobilisti per violazione del codice della strada. Tre conducenti sono risultati positivi all'alcol test, le loro patenti sono state ritirate e in due casi si è proceduto al sequestro del veicolo. Uno di loro, un 27enne triestino, dopo aver trascorso la serata nella baia di Sistiana ed essere stato riaccompagnato a casa dagli amici che non lo ritenevano in grado di mettersi alla guida, ha deciso di uscire nuovamente di casa in auto per continuare la serata. È stato però intercettato da una pattuglia a Urisina che lo ha sottoposto a prova dell'etilometro, riscontrando un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito.
Ed ora di nuovo la questione migranti. Pago di tasca mia li porto a Palazzo Chigi, aveva tuonato nei giorni scorsi il sindaco di Gonars Ivan Boema e stamattina lo ha fatto, è partito infatti con un furgone della protezione civile, è in viaggio verso Roma. Andiamo ad ascoltare che cosa ci ha raccontato stamattina quando siamo andati ad intervistarlo prima della partenza. Questa notte sindaco, dunque, con l'aiuto della cittadinanza anche avete fatto dei nuovi rintracci. Esatto, per fortuna che abbiamo iniziato a monitorare il territorio. E come avevo sempre detto alla polizia stradale, eccetera, scendono dall'autostrada. E stanotte verso le 3 e mezza hanno rintracciato altri 10 persone, di cui 5 minori. Tutti di nazionalità del Bangladesh? Bangladesh, questo giro così. L'altro, ieri erano del Pakistan e poi dell'Afghanistan. Quindi alla fine il comune di Gonars non è in grado più di gestire. Noi sindaci ci sentiamo abbandonati dallo Stato, ho chiamato Roma più volte, mi ha detto che mi richiamavano, non hanno richiamato e quindi vuol dire che questo giro vado a Roma. Quindi io. Quindi lei oggi è pronto a mantenere quanto aveva annunciato, sta per partire per Roma con 5 di questi migranti rintracciati che hanno dichiarato di essere minorenni. Esatto, esatto, e quindi come promesso, e sono uno che mantiene le parole, promesse, e quindi adesso parto e vado giù a Roma. Quindi si fermerà fuori da Palazzo Chigi? Esatto, sì. Sì, sì. Con 5 di loro. Assolutamente. Approfitto per ringraziare veramente le forze dell'ordine, la polizia e i carabinieri, perché veramente si stanno facendo in 4, nonostante che sono in forza veramente ridotte. Quindi veramente un grazie va anche a loro, un grazie vanno ai cittadini di Gonars che ieri sera hanno risposto in centinaia. Facevamo le ronde di 40 persone, quindi veramente grazie. Lei ha detto il punto critico continua a essere quello per quanto riguarda i rintracci dei lavori del cantiere dei lavori della terza corsia. Esatto, noi stiamo monitorando l'SP80 che collega Faullis con Castello ed questi ragazzi che sono veramente delle persone che hanno bisogno, infatti non giudico il loro colore della pelle, non giudico da dove arrivano. In questo momento che siamo in emergenza sanitaria non possiamo continuare così, dobbiamo chiudere le frontiere, perché quando c'era il lockdown con il Covid non avevamo questi problemi, vuol dire che i confini funzionano, sono fatti per quello. Sono il primo a dire costruiamo i ponti e basta confini, però in questo momento che c'è il problema socio-sanitario bisogna intervenire subito, adesso vediamo se Roma capisce. Contro Boemo si scaglia il collega, primo cittadino di Palmanova, Francesco Martinez, che in una nota scrive: chi decide di fare il sindaco si deve prendere coscienza che il suo ruolo è quello di risolvere i problemi con responsabilità e non aizzare i cittadini contro altre persone facendo inutile sciacallaggio dei problemi altrui. Certe posizioni esprimono soltanto una bieca semplificazione più utile a fare cameratismo di parte che analizzare e risolvere i problemi con concretezza, così Martinez. Palmanova ha accolto in quattro anni una 50 di migranti grazie a progetti di accoglienza diffusa realizzati con altri 4 comuni. Siamo riusciti a gestire la situazione, interagire e dare risposta alle loro necessità. I minori rintracciati a Gonars non sono partiti per Palazzo Chigi con Boemo, ma sono stati accolti a Palmanova nella sede della Croce Rossa in isolamento fiduciario, dove hanno eseguito il tampone, peraltro negativo, e dove rimarranno in accoglienza collaudata. E aggiunge Martinez: è grave dare spazio a chi esalta i pregiudizi spingendo al limite l'insofferenza di tanti cittadini che stanno vivendo situazioni di difficoltà che non dipendono di certo dal fenomeno migratorio. Sempre Martinez oggi è intervenuto sull'esito della sentenza al TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, rispetto alla chiusura del punto nascita di Palmanova. Una sentenza che evidenzia notevoli contraddizioni giuridiche. Questo il commento del sindaco. A fondo una scelta prettamente politica, tesa a svilire il nostro comune di Palmanova e potenziare quello di Monfalcone e la Tisana, mai mi sarei aspettato una sentenza che è piena di contraddizioni e illogicità giuridiche. Quello che valeva per la Tisana, per più della Tisana, quindi il numero dei parti, i principi di sicurezza, l'accordo Stato-Regione, non vale in questo caso per Palmanova. La cosa è molto strana e sicuramente valuteremo con estrema attenzione il ricorso al Consiglio di Stato. Andiamo a parlare di scuola ora. Se ci sarà un caso positivo all'interno di una scuola, bisognerà valutare la chiusura dell'istituto solo di concerto con l'autorità sanitaria, cioè l'azienda sanitaria, dopo aver valutato le circostanze. Non ci possono essere regole generali, né ci si può affidare esclusivamente a parametri numerici. Ad affermarlo all'ANSA, al presidente dell'ANP, l'Associazione Nazionale dei Presidi, Antonello Giannelli. Abbiamo chiesto, prima della riapertura delle scuole, di rivedere la responsabilità penale imputabile ai dirigenti in relazione alla sicurezza sugli ambienti di lavoro.
lavoro. Il Covid è equiparato ad un incidente sul lavoro. Se il dirigente scolastico attua il protocollo sanitario, allora non gli si deve imputare nulla, afferma Giannelli. Non parliamo di scudo penale, perché quello fa riferimento a soggetti che hanno commesso reati e i presidi non sono delinquenti o malfattori. L'altro tema che sta tenendo banco è la decisione con l'ordinanza ieri governativa rispetto alla chiusura da oggi delle discoteche, con gli esercenti dei locali da ballo che annunciano invece ricorsi e richieste di indennizzi. Il balletto, e non è solo modo di dire, per le aperture non è stato per nulla gradito. Di questo ha parlato anche il governatore del Veneto Luca Zaia, che nel corso della conferenza stampa odierna ha fatto il punto anche sui contagi e sui contagi di rientro dei turisti. Degli isolati. Il totale di tamponi 1.380.000. Questo dato, diciamo, importante, perché vuol dire che verosimilmente tra 4 giorni, 5 giorni al massimo avremo 1.400.000. Si continua ad andare avanti con la macchina dei tamponi, non si mette in dubbio questo, perché il conta tracing funziona. Esattamente, noi dal 18 maggio ad oggi abbiamo 2.306 positivi in più. Se fate la differenza tra queste due cifre, 18 maggio 18.950 e oggi 21.256, 2.306 positivi in più. Beh, cosa vuol dire? Vuol dire che 18 maggio, 18 giugno, 18 luglio, 18 agosto sono i 90 giorni e sono questi i positivi che abbiamo avuto. Al 18 maggio 3.870 cittadini isolati. Il 18 maggio è per noi l'apertura, oggi ne abbiamo 6.394, 37 positivi su quasi 14.000 tamponi, capite che potete fare tutte le percentuali del mondo, 2,6 per mille, cioè una roba, cioè vuol dire due persone e qualcosa, neanche tre, su mille persone. Cioè, vedete che sono percentuali bassissime. Quindi io penso una cosa che non vorrei che qualcuno pensi di essersi messo la coscienza in pace per chiudendo le discoteche. Le discoteche hanno diritto, come tutte le attività economiche, a un ristoro. Sono il settore che non ha preso nulla fino ad ora. E sono per antonomasia il luogo dell'aggregazione. E dunque, il luogo dell'aggregazione, con i gestori delle stesse discoteche che hanno annunciato eventuali ricorsi. Il punto sugli ultimi aggiornamenti rispetto alla questione nel servizio di Valentina Bearzi. Il più duro a prendere una posizione è stato il DJ Linus, non proprio uno che non ha interessi con il mondo dell'intrattenimento e della musica, che con un lungo post ha usato parole pesanti. Ma quale imbecille di politico, governatore, sindaco o questore poteva pensare che si potessero aprire e non avere assembramenti? Come si può pensare che le persone in un locale non facciano quello per cui ci sono andate, ovvero stare insieme? Ma perché le avete fatte aprire? Eravate ubriachi o interessati? A Ibiza hanno avuto il coraggio di tenerle chiuse. Il governatore Fedriga invece fino a ieri la pensava al contrario. Aveva proposto al governo di lasciare i locali accessibili ma esclusivamente con la mascherina, visto, si legge nella nota, che non c'è correlazione diretta tra il ballo e il diffondersi del Covid-19. Il dietrofront del governo non è stato preso bene dai gestori delle discoteche che, ritenendosi presi in giro, adesso annunciano ricorsi e richieste di indennizi. La Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Confcommercio Regionale chiarisce il pensiero. Il governo ha preso una decisione repentina dalla domenica a lunedì senza grossi annunci, un sistema poco partecipativo a cui ormai ci siamo abituati. Possiamo adeguarci per la tutela della salute delle persone, ma nel contempo vogliamo che si tengano in debita considerazione le esigenze del comparto, dei lavoratori e delle famiglie. Con un decreto si impedisce ad un'azienda di lavorare. Riteniamo sia giusto provvedere con un indennizzo e non simbolico, come è stato fatto finora. La mobilitazione sarà nazionale, ma per il momento il governo non sembra voler fare l'ennesima marcia indietro. Noi abbiamo ascoltato anche la voce dei diretti interessati, i ragazzi che frequentano o hanno frequentato questi locali. Andiamo ad ascoltare nelle interviste raccolte da Monica Nardini come la pensano. Tutto sommato è giusto, perché comunque senza regole anche nelle discoteche il rischio di assembramenti e comunque di vicinanza eccessiva comunque è alto e si rischia un aumento dei contagi che in questo momento, soprattutto in estate, non è il massimo. Anche lei è giovane, le frequenta, le sì, pesa sì, un sì, po' sì, questa misura? Assolutamente. No? Sì,
Prima effettivamente le regole erano un po' poi sotto gamba, però... Ha notato anche nel territorio, comportamenti non proprio a norma da parte dei frequentatori. Poi io sono di Brescia, quindi là abbiamo vissuto in modo particolare con l'emergenza coronavirus, quindi tutto sommato credo sia giusto questa stretta. Anche in autunno dunque lei sarà a Brescia, come si approccia anche a questa ripresa autunnale? Speriamo che non ci sia un nuovo aumento dei contagi, un nuovo lockdown, perché comunque sono stati mesi duri e abbiamo dovuto abituarci a una realtà che non avevamo mai visto fortunatamente, però la ripresa c'è, adesso bisogna vedere come procede anche in vista delle feste natalizie. Ecco. Discoteche non ne frequento neanche un po', però niente da dire, cioè forse non tanto se lo aspettava, però anche come si vede oggi qua c'è tantissimo movimento, c'è poco distanziamento sociale, non lo so, vedremo come andremo a finire, dai. Ma guardi, noi facciamo più un turismo ciclisti, quindi diciamo che in qualche modo non siamo toccati da questo aspetto, però se serve... Pensa che sia opportuno aver deciso anche questa stretta rispetto ma alle forse, forse secondo me andava presa prima senza fare tanti tira e molla, ecco, insomma, questo... Come si approccia l'autunno lei? È fiducioso oppure no? Ma spero di sì perché poi alla fine se rientrano un po' a tutti i comportamenti in un certo canone si potrà ritornare ecco un attimino più in riga. L'abbiamo visto attento con la mascherina in coda, ineccepibile. Bisogna farlo, quindi un po' di sacrificio serve per stare meglio dopo. Ecco. Voi siete tutti maggiorenni, siete giovanissimi, quindi frequentatori immagino di discoteche. Cosa pensate di questa stretta decisa dal governo? Io penso che non si sarebbero mai dovute riaprire, perché noi siamo universitari, abbiamo dovuto fare l'università da casa, gli esami da casa, e vedevamo che c'erano assembramenti in discoteca, ci sembrava un controsenso. Quindi lo approviamo, cioè io lo approvo. Tutti della stessa opinione? Sì, abbastanza, anche se ovviamente bisogna comunque pensare anche alle persone che ci lavorano dentro, all'interno, perciò magari trasformarle, che ne so, in bar, comunque locali dove non c'è appunto... non c'è molta gente, ma si può star lì e chiacchierare ma con le giuste distanze, ecco, magari proprio discoteca dove c'è assemblamento e robe varie, magari no. Vi vediamo molto attenti, avete tutte le mascherine, siete stati molto accorti, anche nell'utilizzo degli altri locali, ristoranti, bar, che percezione avete nel territorio tra i giovani come voi nel rispetto delle misure anti-Covid? Beh, un po' come un po' tutte le persone che potremmo vedere in giro, cioè, chi rispetta di più, chi rispetta di meno, è semplice, dobbiamo uscirne insieme, per cui stare attenti e basta, non è che ci sono molte parole da dire, stare attenti, basta, e speriamo di uscirne velocemente. Anche lei cosa ne pensa di questa situazione, di questa stretta decisa dal governo? Ma io sono assolutamente d'accordo con quello che hanno detto i miei amici, condivido in pieno, anzi ne stavamo parlando anche mentre venivamo qua. D'accordissimo, il minimo, cioè l'indispensabile è la salute, se c'è quello poi il resto viene. Apriamo la pagina politico-elettorale perché sono iniziate da stamattina i termini per il deposito delle candidature in Friuli Venezia Giulia in vista dell'appuntamento con il rinnovo di diversi consigli comunali e sindaci sul territorio regionale, 12 complessivamente. Al momento dal portale della regione Friuli Venezia Giulia possiamo vedere che sono state presentate le prime candidature nel comune di Andreis in provincia di Pordenone e i nomi collegati alle rispettive liste civiche sono quelle di Fabrizio Prevarin con la lista civica Crescere Insieme Andreis ed Elena Boschian che invece è supportata dalla lista Unicità di Andreis, lista civica. Gli altri comuni in cui andiamo a recuperare già le candidature sono Varmo con i primi nomi depositati che vedono l'iscrizione tra le liste di Fausto Prampero, al momento sostenuto da una civica per Varmo Vildivar, e poi ancora Villesse con la candidatura che al momento depositata vede Flavia Viola sostenuta dalla lista civica Siamo Villesse. Per tutti gli altri comuni le candidature sono in corso di deposito, ricordiamo che c'è anche la possibilità nella giornata di domani per chiudere
le varie liste con il deposito, dunque, in vista dell'appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre prossimi. Giochi quasi fatti anche a Porto Gruaro, dove si voterà pure lì. Sono 5, forse non più di 5, i possibili candidati sfidanti sindaco. Ci aggiorna Rosario Padovano. Ancora qualche istante per perfezionare il collegamento con il servizio di Rosario Padovano. Nel frattempo diamo una notizia che riguarda la viabilità con Autovie Venete, che ha annunciato l'installazione di 15 sofisticati dispositivi in grado di individuare all'istante eventuali anomalie in autostrada, incidenti, ingorghi, veicoli fermi, mezzi pesanti che perdono carico, ma anche pedoni che camminano ai lati della carreggiata, e di lanciare i messaggi di allerta alla sala radio. Sono i super radar che verranno installati nei 18 km del primo lotto. Vedete alcune delle immagini fornite da Autovie, già completato nel caso della terza corsia A4 tra Quarto d'Altino e San Donà. La prima fase dei lavori, appena consegnati, prevede la realizzazione delle postazioni, pali e telecamere a supporto degli operatori del centro radio informativo di Palmanova, che tramite la fibra ottica saranno collegate alla rete tecnologica di Autovie Venete. Nella seconda fase saranno installati nuovi dispositivi radar, creando così un unico sistema integrato. Ricerca, test e prove tecniche sono state effettuate sulla tratta sperimentale allestita in A28 fra Godega di Sant'Urbano e Conegliano. Vediamo se siamo riusciti a recuperare il servizio delle elezioni relativo a Porto Gruaro con i nomi in pista. Con Rosario Padovano andiamo a fare il punto della situazione. I giochi sembrano fatti nella città dell'Emene per i candidati sindaci, ma non per le liste. A Porto Gruaro al centro-sinistra si appoggia Stefano Sant'Andrea, candidato sindaco sostenuto da 5 liste, di cui 2 movimenti politici che sono Partito Democratico e Articolo 1. I renziani di Italia Viva sostengono Sant'Andrea, ma senza il simbolo. Le 3 liste civiche sono Città per l'Uomo, per Stefano Sant'Andrea sindaco, tutta un'altra Porto Gruaro. Poi c'è il centro, rappresentato dalla sindaco uscente Maria Teresa Senatore. Lo scorso inverno la prima cittadina aveva giocato in contropiede, comunicando la decisione di candidarsi. È sostenuta di sicuro dalla sua civica di riferimento, Liberi Insieme, e da 2 partiti che sono Forza Italia e Fratelli d'Italia. Poi c'è il giallo delle 2 liste in più che dovrebbero sostenerla. Una fa riferimento alla lista di pensionati, sì, ma quali? Dall'entourage del centrodestra, che sostiene Florio Favero, si fa presente che i pensionati ci saranno, appoggeranno loro, col nome di una civica. L'episodio non è secondario, perché testimonia il livello di incertezza della contesa. Alcuni si rendono conto di non avere più il consenso e quindi fanno dietro front a fronte di impegni assunti precedentemente. A proposito di Florio Favero, il candidato sindaco della Lega è sostenuto anche da Lista Toffolo, Forza Portogruaro, Gruppo per il Cambiamento, e da una civica che fa riferimento a Caterina Pinelli. Il candidato sindaco Graziano Padovese è sostenuto dalle civiche Città dell'Emene e 7 Frazioni. Il candidato sindaco Ennio Vitt è sostenuto da una sola lista civica. Chiudiamo con una notizia sportiva arrivata all'ufficialità nel pomeriggio. Attilio Tesser sarà la guida tecnica del Pordenone anche nel campionato 2020-2021 di Serie B. L'allenatore e il club hanno prolungato di una stagione il contratto in essere con nuova scadenza giugno 2022. Un accordo all'insegna della continuità, scrive in una nota la società. Per Tesser sarà la terza annata in nero-verde dopo la vittoria della Serie C 2018-2019 più Supercoppa e la storica semifinale play-off della stagione in corso. L'allenatore ha dichiarato che c'è grande soddisfazione nel proseguire un lavoro, un progetto costruito in questi anni assieme alla società, allo staff e ai calciatori. Il raggiungimento della semifinale playoff è qualcosa di straordinario, come prima lo erano stati la vittoria in campionato e nella Supercoppa in C. Ora riposiamo e poi ripartiremo con rinnovate motivazioni ed entusiasmo. Ci fermiamo qui, l'informazione tornerà in diretta alle ore 19. A più tardi.